Auguri e buone feste dal gruppo Publimed. Qualche minuto dopo le 7.30 di questo mattino di Santa Lucia, auguri a tutte le donne che si chiamano Lucia, quindi stamattina si aprono le danze anche con le arancine, il simbolo fondamentalmente di questa giornata è arancine, girando un po' all'alba, diciamo, palermitana, vedevi già gente che al posto del cappuccino e del cornetto mangiava già l'arancina, quindi insomma presumo che abbia un fegato piuttosto resistente. E poi non solo l'arancina, oggi ci sono Agucia è simbolo vero di questa giornata. Tra l'altro, se ci volete anche voi raccontare qual è per voi il simbolo di Santa Lucia, lo dico soprattutto alle donne che stanno ascoltando questa stanno vedendo questa trasmissione, potete dircelo in diretta. Oggi proprio apriamo i telefoni, qualora lo vogliate, al nostro numero di rete fissa 091 843 4324. Per quanto riguarda la nostra squadra, saluto la regia televisiva guidata come sempre dai nostri famigli, il nostro Luigi Vitale qui all'interno dell'acquario di Radio Med che riprende tutto, e c'è Danny B invece alla radio. Ciao Danny, buongiorno. Subito, scusa un attimo, chi è? Pronto? Pronto? Si leva la cuffia. Sì, perché non ci sa. Il bar. Allora, ecco, sì, 20 arancina. A burro, a carne. Canzone non ne mangia perché sta stamattina ancora no. Verso le 9, 20 arancina. Ma chi paga? CRM. Chi paga? E il resto di 20 euro. Il resto di 20 euro, ma chi? Vincenzo Canzone. Pago io. Va bene. Ti porto, vabbè, ma paga tu, sei ricco, vabbè, comunque in ogni caso li mangeremo durante il corso di questa giornata. Allora Danny, dobbiamo ricordare quello che spesso magari non ricordiamo: la radio, la frequenza, l'applicazione da scaricare, il podcast, insomma un po' di cose tecniche. Sei lì anche per quello, esatto. Se no che facciamo? Allora Vincenzo, Radio Med 91.3, sì? .1, sì. .2, radiomed.fm sul sito, sì? Dove ci potrà essere tra circa un'ora troverete, sì, il podcast, sì. E poi CRM Web, l'applicazione. Scaricatela, è gratis. Squilla il telefono, il ragazzo del bar. Sì. Squilla. Sì. Sta squillando, vediamo. No, vediamo chi è, naturalmente. Pronto? Ho detto, pronto cosa, che sei in diretta, incredibile. Allora ricordiamo anche il numero di WhatsApp, vedete in sovraimpressione per chi ascolta la radio, 393 914 9944, e poi il nostro canale YouTube CRM Web Sicilia, li trovate lì le puntate. Allora apriamo anche con questa immagine di Gentiloni e naturalmente Matteo Renzi, perché ANSA apre, ma poi tante altre testate aprono. Sì, un attimo che arrivo, un attimo, condominio. Nasce il governo Gentiloni, 12 su 18 i ministri confermati, confermatissimo Alfano che va al Ministero degli Esteri, quindi Alfano cambia nei governi. E lui c'è sempre. Complimenti ad Angelina Alfano, non so come faccia, però c'è sempre. Poi anche agli esteri, all'interno, ovviamente prende il posto di Alfano Minniti. Quindi insomma un governo. E poi la Boschi, Maria Elena Boschi, questa gran bella ragazza, devo dire, figlia d'arte, visto che il papà della Boschi sappiamo essere un personaggio molto conosciuto, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, quindi è stata promossa. Entra nel governo la Finocchiaro, il braccio destro di Renzi, Lotti, diventa ministro dello sport. Insomma, magari poi durante il corso della giornata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno, Renato da Palermo. Renato, cosa fai in questa mattinata? Stai preparando le arancine? Ma guarda, ascolta, dico, io sono già in viaggio verso fuori Palermo per lavoro, quindi sì. Ragion per cui, insomma, volevo intervenire su questo fatto della festa di Santa Lucia, che in effetti, insomma, da buon palermitano, la festa di Santa Lucia
ha preso una forma su quanto riguarda anche l'aspetto folkloristico e storico. Tutti cerchiamo sulla arancina, ma non diciamo la festa in se stesso. Bravo. Quindi su questo fatto diciamo che l'unica cosa che uno si deve augurare anche per la festa di Santa Lucia, oltre alle buone pietanze che abbiamo in Sicilia, a Palermo specialmente a Cucia, i cicci, le pasta cave, il dure, insomma tutte queste belle cose. Sì. Penso che la prima cosa che dobbiamo augurarci è un buon fine anno, perché bravo, questa festa di Santa Lucia è diciamo la precamera delle feste che poi ci porta a Natale, no? Giusto? Assolutamente, assolutamente. Assolutamente sì. Quindi, poi, con tutto il rispetto, dato che appunto hai parlato pure della politica, forse è meglio che in questo momento particolare la politica la mettiamo un po' da parte, perché abbiamo tanti di quei problemi nella nostra città così martoriata, che l'augurio che faccio io da buon palermitano è: speriamo che chi governa possa portare veramente il piacere di essere siciliano e puro palermitano. Bravissimo. Posso chiederti, ma tu al referendum sei andato a votare? Scusa, non l'ho sentito. Sei andato a votare al referendum? Abbasso la radio. Ecco, perfetto, sentimi dal telefono. Al referendum tu sei andato a votare sì o no? Ricordami il nome, per favore. Il nome di chi? Il nome del Vincenzo. Io la prima volta che riesco a trovare diciamo la possibilità di parlare su radio con Radio Mezzo, diciamo a me. Bene. Cioè tu mi chiedi il mio parere su quanto riguarda il referendum. Sì, volevo sapere se hai votato sì e no e se sei contento di come stanno andando le cose. C'è chi diceva di andare a voto subito, chi invece adesso si è formato un nuovo governo. Tu hai votato sì o no se sei andato a votare? Allora, io sono andato a votare sì, da cittadino italiano, sì, quindi ripeto, sono andato a votare. Però, secondo il mio punto di vista, è quello di andare subito alle votazioni. Benissimo, benissimo. Quindi insomma, intanto si è formato il governo, c'è Gentiloni, e Gentiloni voglia di andare subito al voto non ce n'è, quindi rassegniamoci, no, nel senso che adesso si va avanti con questo governo che deve fare la legge elettorale, via via, tutte le altre cose. Quindi sei rimasto deluso che hanno vinto i no, che ha vinto il no. Che dici? Beh, diciamo che in un certo senso dico sono a metà strada, perché ripeto, sì, o per il sì o per il no, dico l'unica cosa che secondo me questo governo dai secoli dei secoli potevano fare una politica che poteva essere solo per sanzionare le forze politiche e i senatori, anziché essere anche il popolo italiano. Va bene, caro, tutto? Ma ti dico una cosa e poi ci salutiamo, grazie per la telefonata. Tra l'altro sei intervenuto su Santa Lucia, abbiamo parlato del referendum, del governo. Dove stai andando in questo momento? Dove lavori? Lavori fuori Palermo? No, io sto andando per lavoro, diciamo, faccende familiari. Faccende familiari. Bene. Sono un autoferrotrambiere, quindi va bene. Oggi, anche se sono di riposo, però mi dedico alla famiglia. Bravo, bravo, auguri, buon Natale, seguici sempre. Anche a voi buona giornata e buon lavoro. Grazie. E complimenti, auguri per tutti. Ci sono incoraggiano. Allora, intanto fatevi sentire, ho detto alle donne, ma anche gli uomini, se vogliono farsi sentire in questa giornata di Santa Lucia, le tradizioni gastronomiche, culinarie, fateci sapere insomma quello che pensate. Ma intanto è arrivata la mia ospite che capisco, dire, Marianna Piazza, la professoressa Marianna Piazza, che ormai diciamo è una mia collaboratrice qua, perché insomma di tanto in tanto la vediamo, ma è arrivata con le arancine, quindi senza bar, senza pagare un euro, assolutamente, cioè arriva sta proprio... Arancine di Trabia, queste sono di Trabia, stai ferma, queste sono arancine a carne? Carne e burro. Carne e burro. Quindi tu mi vuoi male stamattina. Assolutamente. Che sì. E se io adesso alle 8 mi mangio, tra l'altro c'è una per me, una per Marianna, una per Luigi e uno per i nostri famigli. Assolutamente. Manca quella per Danny B. Mi dispiace. Mi sacrificherò io, dai. No, assolutamente. Lui deve andare al bar a piedi a comprarsela. D'accordo, no, Danny? Veramente sta venendo il ragazzo del bar, è diverso. Comunque c'è questo odore di È ancora calda. Sono calde. Sì, ho già la colite.
Cioè, non ho, cioè non ho, ma ho già la colite e ci vuole subito un Gaviscon. No, così. Allora, Marianna, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Traffico? Traffico? Abbastanza, mi sa che l'arancina dei ha colpito. Sì, c'è un po' di traffico in giro, i palermitani si stanno muovendo. Lei arriva da questa meravigliosa cittadina che è Trabia, è vero, e soprattutto è qua perché in sinergia con un altro comune che poi fondamentalmente il mio è quello tuo d'acquisizione. Ecco, per il 18 di dicembre, quindi per domenica, tra l'altro c'è la... Non mi fa... grazie per le foto, sembri Fabrizio Corona. Senti, fai una zoomata sulla felpa della nostra ospite, perché qua la felpa, quella The Original, questa è quella originale. Quella originale, che noi abbiamo aperto un percorso a favore di Amatrice, eccola, la stiamo vedendo. Questo questa ti ringrazio. Stiamo continuando questo percorso con tante iniziative proprio, grazie a Marianna, a favore dei terremotati, perché lì la terra ha continuato a tremare. Continua a tremare anche con piccole scosse che magari non fanno notizia, ma credetemi, alla gente che vive nel centro Italia mette molta ansia e molta angoscia. Ci sono delle iniziative ormai da settimane e settimane che partono da ogni zona d'Italia. E c'è questa iniziativa che noi abbiamo presentato anche qualche settimana fa con Marianna e dei collegamenti, di questa Onlus, sì, che è nata, sì, è vero? Ci siamo costituiti e finalmente abbiamo avuto anche la denominazione, abbiamo ottenuto la denominazione di Onlus. Per noi ovviamente è motivo di grande orgoglio, perché capisci, è un'associazione nata spontaneamente a seguito del grave sisma che ha colpito Amatrice e le altre zone limitrofe, sì, e nasce dalla trasmissione televisiva di Michele Guardì, sì, dalla sinergia, diciamo, dall'amicizia delle squadre che si duellavano, e da questa è nata la realtà di Casa Amatrice. Casa Amatrice che non si ferma assolutamente, perché la solidarietà non deve arrestarsi. C'è gente che ancora purtroppo vive all'interno delle roulotte, all'interno, perché non perché non abbia altre possibilità, ma perché il legame con la propria terra è così forte che non riescono a staccarsi. Pensate a molta gente anziana che non vuole lasciare le case, non vuole lasciare quella zona, il cortile, e quindi sta lì dentro le macchie. I propri animali. Dobbiamo dire che comunque Amatrice è un paese dove l'allevamento, la pastorizia è, diciamo, una delle attività precipue del paese. E poi un'altra cosa importante è che ci sono molte famiglie che, noi parliamo già di festività natalizie, oggi Santa Lucia, pensate, tutta questa gente che fino all'anno scorso ha festeggiato il Natale nella propria casa facendo inviti a destra e sinistra, quest'anno il Natale sarà dentro un camper, dentro la macchina. Molti sono dentro gli alberghi, sì, e ricordiamolo, perché c'è stata la disponibilità anche del governo e del commissario Errani, stanno affrontando per quello che possono fare questa emergenza. Tra l'altro, noi abbiamo parlato di governo Gentiloni, una delle cose prioritarie di questo governo di transizione, chiamatelo come volete, è mettere a disposizione soldi per i terremotati. Non è che c'era bisogno, perché qua con un decreto chiunque lì al governo deve dare i soldi, è scontata sta cosa, però tra le priorità c'è anche aiutare i terremotati, quindi chi è stato vittima del sisma. A proposito, ieri durante, diciamo, lo scambio, ecco, della campanella di Renzi a Gentiloni, non so se l'hai visto, in pratica Renzi ha donato anche la magliettina, la felpa, questa felpa che gli era stata donata a sua volta da Sergio Pirozzi, e gli è stata donata ed è stata donata a Gentiloni. Quindi questo è un impegno. Ma questo è il momento che stamattina, un altro momento storico, perché noi non facciamo caso a quello che capita in Italia, soffermiamoci un attimo. Qua c'è il passaggio di consegne dal presidente uscente Matteo Renzi. Chi lo avrebbe mai pensato che Renzi non arrivava al 2018? Invece è successo. Renzi che se ne torna in Toscana, carico più di prima sembra, perché si sta preparando al congresso, perché vuole essere, come dire, un po' ancora riacquistare questa verginità per essere ancora rieletto segretario col congresso e tutto, e poi ripresentarsi alle prossime elezioni. Gentiloni, chi se lo aspettava che diventasse presidente? Cioè una persona che, tra l'altro, Gentiloni ha partecipato alle primarie
del comune di Roma qualche anno fa, quando si è presentato anche Ignazio Marino. Sì. In quell'occasione Marino poi diventa... Sì, lui vinse, Marino vinse. E lui arrivò terzo alle primarie. Adesso invece è stato anche assessore al giubileo, insomma comunque una persona capace. Staremo a vedere cosa succederà. Speriamo. Mandiamo bene l'oroscopo e poi parliamo di questa giornata importante domenica a... Caccamo. Sto paese ritorna. Lo è in fermento, poi soprattutto con un nostro amico che è l'arciprete di quella comunità, che è padre Giuseppe Calderone, che non sta mai fermo, perché dice procede con le celebrazioni, ma poi durante la settimana dice faccio questa cosa, faccio quell'altra. Se ne inventa sempre una. Sempre a favore della quindi comunità. Quindi arriva anche la matriciana. Assolutamente, la matriciana. La festa della matriciana. Arriva anche la matriciana, guarda che amiche ci sono, eh? Sì, caramba, qua c'è un incrocio tra amicizie incredibili questa mattina. L'altro poi più tardi arriva anche il sindaco di Ventimiglia, penso un po'. Ah, addirittura. Addirittura, va bene. State con noi, l'oroscopo del giorno, e poi tornando magari ci sgranocchiamo un po' di arancina. State con noi. Diamo un'occhiata alle stelle, che forse a quest'ora non ci sono più, però che ci ispirano un po' di consigli. Ben ritrovati. Ariete, mostratevi pronti a sfruttare le occasioni che vi capiteranno. Toro, il vostro partner vi sarà vicino e vi comprenderà. Gemelli, non trascurate alcuni interessi non strettamente materiali. Cancro, il vostro partner si aspetterà qualcosa in più da voi. Leone, buttatevi senza esitare sulle occasioni che vi capiteranno. Vergine, la salute e la forma fisica non vi creeranno particolari problemi. Agli amici della bilancia, diciamo, non fatevi prendere da scrupoli assolutamente fuori luogo. Scorpione, sul piano sentimentale verrà a cadere una preoccupazione. Sagittario, giornata stimolante, le stelle vi regaleranno dei bei momenti. Capricorno, le cose si incanaleranno velocemente verso il giusto traguardo. Acquario, sfoderate verve e iniziativa nei rapporti con gli altri, in tutti i settori naturalmente. E per i pesci vi converrà giocare le vostre carte e osare un pochettino di più. A domani con altri consigli dalle stelle. L'oroscopo del giorno. L'oroscopo del giorno, segno per segno, in questa mattinata del 13. Del 13 di dicembre. Tra poco chiameremo padre Giuseppe Calderone, caro Danny, quindi tra poco prepariamoci per questo collegamento. Spiegaci un po' il 18 dicembre, la vediamo dalla locandina. Allora, ufficiale. Questa è la locandina Arte, Cultura e Solidarietà. Ecco. In pratica ci sarà un binomio di manifestazioni, di eventi, non solo culturali ma anche culinari. Sì. Grazie alla comunità religiosa di Caccamo, quindi grazie a padre Giuseppe Calderone, e grazie al presidente della Confcommercio di Caccamo, ragionier Salvatore Cozzo, lo stesso sindaco dottor Andrea Galbo, abbiamo veramente cercato di organizzare una giornata all'insegna della solidarietà, cercando di mettere assieme più momenti che potessero interessare tutte le persone, speriamo siano numerose, che verranno a Caccamo. Quindi si partirà la mattina, a partire dalle 12, la Santa Messa e l'inaugurazione della mostra internazionale Colossus direttamente al castello. Poi presso la Chiesa Madre di Caccamo, a partire dalle 19.30, ci sarà una serie di musical dei bambini del catechismo, e poi verrà anche Gianfranco Priori, che è un frate, il frate mago, che proviene proprio dalle zone terremotate, quindi anche lui darà il suo contributo. La banda musicale di Caccamo, la Junior Band, che allieteranno con la loro musica la serata, che sarà da incipit a quella che sarà il clou, la parte culinaria importante, la festa della matriciana. Cioè, una matriciana, il ricavato, perché appunto il ricavato di questa giornata sarà proprio devoluto. Devoluto, sì, per la ricostruzione di Amatrice, nella fattispecie per la ricostruzione del cinema Marconi. Del cinema Garibaldi, che diverrà il Museo della Memoria del Terremoto. Ecco, in queste settimane già di operatività della vostra Ollus, penso che ci sia anche del denaro che state raccogliendo, immagino. Stiamo raccogliendo, tu capisci bene, siamo una Ollus, quindi tutto verrà devoluto in maniera trasparente e corretta al Comune di Amatrice. Se voi andate sul sito del Comune di Amatrice, figureranno tutte le diverse opere che possono essere adottate, adottate nel senso che tu puoi contribuire con la tua donazione alla ricostruzione delle stesse.
Noi nella fattispecie ci stiamo impegnando per la ricostruzione del cinema Garibaldi, che diverrà proprio il Museo della Memoria. Ecco, il Museo della Memoria, tutto tracciato, quindi per tutta la gente che in questo momento, sicuramente sarà anche il caso di molte altre realtà, gli italiani si fidano ovviamente anche di chi in trasparenza fa vedere questi soldi. È giusto che sia così, dove vanno a finire. In un periodo di crisi così forte è giusto che la gente sappia dove vadano a finire i loro soldi. Ecco, la Matriciana, molti magari non lo sanno, lo ricordiamo, c'è una sagra ogni anno che è a fine agosto. Sì, perfetto. E quando avvenne il terremoto, ci doveva essere il 27 e 28 agosto doveva diciamo esserci la Matriciana, la festa della Matriciana, la sagra della Matriciana, che quest'anno sarebbe stata la 50ª sagra. Ecco qua. Questo è il manifesto da vista che è rimasto dopo il terremoto. 23 agosto, i sapori scendono in piazza a Matrice, Rietri, oltre 10 sagre, c'è pure diciamo. Questo è l'inizio della, diciamo, della festa. Sì. Il 23 agosto avevano iniziato, quindi figurati la sera prima che accadesse il terremoto. Sì, è una, molti stanno scoprendo adesso che appunto c'è un comune a Matrice, da dove nasce la Matriciana. Quindi ecco qua, stiamo appunto vedendo un po'. Producono la birra anche, quindi ecco. È una zona dove comunque la pastorizia, dove comunque la, diciamo, l'economia gira tutto attorno alla, non solo alla Matriciana. Qua siamo da Matrice. Sì, qua siamo da Matrice. Stiamo vedendo dell'immagine a vista dei luoghi che erano coinvolti proprio in questa saga, in questi eventi molto importanti, ovviamente. Che attiravano comunque migliaia e migliaia. La festa della Matriciana. La festa della Matriciana. Allora, dimmi. No, volevo dire, volevo invitare tutti i radioascoltatori a venire a Caccamo, anche perché sarebbe bello abbracciare due persone, due amici di Matrice che verranno appositamente sabato mattina qui da noi. Sono Daniele Bonanni, che è lo chef, il gestore del ristorante Matrù, e la moglie Alessia Santarelli. Daniele purtroppo ha perso in questo tragico evento la madre, la sorella e il nipote di 25 anni. Quindi abbracciarli sarebbe una bella cosa, e dimostrare la nostra solidarietà sarebbe attrezzante. Senti Marianna, ci giungono notizie almeno di irraggiungibilità di padre Giuseppe, che a quanto pare può essere che sta confessando. Ci sono le mattinate a Caccamo, come ben sai, quindi presumibilmente è una tradizione bellissima, molti non lo sanno. Tu a Troina lo sai che la fate pure, significa, vediamo, aiutami tu, la festa dell'Immacolata, d'accordo, c'è la processione dell'Immacolata, appena finisce l'Immacolata inizia la settimana, praticamente il lunedì, in questo caso che siamo, l'Immacolata quando è stato? Giorno 8. Ma le mattinate sono durate di più? No, dureranno fino a domenica prossima. Fino a sabato. Sabato, perché poi celebrate. Si chiamasi chi la fa in Sicilia? Forse la notte du triunfo, giusto? U triunfo, che cos'è? Che bello, io mi ricordo quando ero piccolino aspettavo il sabato notte dopo l'Immacolata per andare in giro, a parte si mangiava con gli amici, poi si andava in chiesa, ma significa che la celebrazione cominciava attorno alle 3. Sì. Perché poi attorno alle 4, poi dipende com'era cantata la celebrazione, durava un'ora, un quarto, bellissimo, e poi alle 4 e un quarto con botti, insomma, a mascuneate, usciva la Madonnina. La Madonnina piccola, sì, la Madonnina. Statua della Madonnina. E questo è un triunfo. Io non so quanti di voi, so che a Trabia c'è la tradizione, come a Termini si festeggia la vigilia dell'Immacolata. Infatti. Poi altri comuni, se ci state guardando e ci volete fare sapere dove, in che comuni siciliani fate stanotte un triunfo, lo chiamate in un altro modo, comunque sabato sera, veramente sabato notte, esce questa Madonnina per le vie. Ed è molto scenico, capisci? Sì, è molto caratteristico. Che vedi, poi sono delle tradizioni. Le persone che si svegliano alle 4, alle 4 e mezza, si affacciano, accendono le lampadine. Sì. È una cosa fantastica. Le tradizioni siciliane, bellissime. Che non si devono perdere. Tu hai assaggiato l'arancina? Io no. No.
Beh, allora a questo punto, no, io non me la sento in questo momento, no, devo aspettare una pausa più lunghetta. Infatti. Non è solo, perché dicevamo all'inizio, non è solo l'arancina, bravo, fai bene a inquadrarla, e c'è anche la cuccia oggi. Sì, tu che cuccia. Sei una donna, tu che sei una mamma, sarai anche una casalinga? Sì, assolutamente. Prepari la cuccia? No, lo fa mia madre. Ecco, come si fa la cuccia? Che là c'è un altro dilemma. Sì, vabbè, le ricette sono diverse da zona in zona. Mm. Quella tradizionale vuole quella che la mangi cuccia... tu, qual è? No, quella tradizionale, quella non troppo complicata, perché adesso gli ingredienti sono, diciamo, sono numerosi, adesso mettono, diciamo, di tutto e di più, quindi quella tradizionale con la crema. Con la crema, sì, con pezzettini di cioccolato. Sì, anche perché ieri... Occhio che se ci sta guardando qualche signora... che magari già ha un po' di esperienza, dice, ma che stanno dicendo questi giovani? Perché giovani. È vero, la cucina si fa in quella maniera. Signora, se vuole prendere la cornetta, Mattino Nair l'aspetta, 091-843-4324, io ho molte fan giovani. Ah, ed a media 75-80 anni. Ah dai, quindi... non scherzare, non ci credo. Sì, è vero, ma io sono contento di avere quel pubblico lì. La signora pubblico della terza, maturo. Della quarta, della quinta età. Ma ascoltami, quello è uno zoccolo duro. La mattina si vede, dica Danny. Anch'io dica. Ho le fan. Sì. Ne ho due. Chi sono? Una si chiama Alessandra e ha 11 anni. Sì. L'altro si chiama Giovannino e ha 2 anni. Ha 2 anni, no, ci sono due fan. Prima di andare a scuola ci sono quelli che al posto... Che guardano il cartone animato. Preferiscono Rai Yo-Yo a noi. Esatto. Capisci? Bello, preferiscono bello. I Teletubbies a noi. È una cosa molto bella. Poi abbiamo il nostro Peppa Pig, detto anche Danny U. Ma no, mi fermo. Detto Upig, e mi fermo qui. O Mascia e l'orso. Va bene, allora ricordiamo ancora una volta, Mari, poi ci sarà le news, insomma tutto quanto. La matriciana, ma non allora, solo, a cassata. La cassata live, sì, con lo chef Carmelo Criscioni, Criscione, scusate, sì. Che realizzerà proprio in piazza live una grandissima cassata e come parte, diciamo, dolciaria della, dopo il post amatriciana, ecco. Bene. Quindi la matriciana verrà preparata, proprio il sugo verrà preparato direttamente da Daniele Bonanni, quindi dallo chef. Avremo la possibilità di gustare l'originalità della, diciamo, della pietanza di Amatrice. Buonissimo. Quindi veramente vi invito in maniera calorosa a venire tutti a Caccamo. Il sindaco non siamo riusciti a portarlo di Amatrice questa volta. Il sindaco probabilmente a gennaio, molta probabilità a gennaio, sì. Sì, assolutamente. Sì. Arriverà, già, arriverà sì, qua. Assolutamente. Allora Danny, dobbiamo ricordare qualcosa, insomma, che anche questa parte di puntata la potranno risentire nel podcast radio, perché molti cercano la puntata su YouTube per rivedere ovviamente quello che succede, le facce dei nostri ospiti o la mia, ma c'è anche attraverso la radio, quindi alle 9:02, no, alle 9:01, grazie ad Alessandro, preciso, su radiomed.fm. sì. Volevo e poi diciamo un'altra cosa, Vincenzo, prego. Sì, prego, ecco, prego, grazie, prego. Vada. Allora, prego. No, io volevo sottolineare una cosa, la solidarietà di Caccamo, dei caccamesi, soprattutto dei commercianti, dei macellai, di tutti i ristoratori che stanno mettendo a disposizione le loro materie prime in maniera gratuita. Quindi abbiamo previsto l'arrivo di circa 1000 persone, quindi capite bene, il guanciale è una quantità veramente smisurata, 45-50 kg di guanciale, tutto gratuitamente lo stanno donando i commercianti caccamesi, quindi a loro il mio grazie personale. Oh, grazie veramente di cuore per questa iniziativa veramente lodevole, lodevole, lodevole. E, cara Mari, io voglio farti gli auguri di Natale, sarà difficile, che noi ci vedremo da qui a Natale, fine anno, grazie per l'impegno che metti con questa Ollus. Vuoi fare gli auguri di Natale a tutti i compagni di viaggio di questa Ollus, spazi per l'Italia, assolutamente. Poi tu farai vedere il video. Assolutamente, i miei amici di Casa Matrice, che si trovano in ogni parte d'Italia, in Piemonte, in Molise, in Campania, in Calabria, quindi un grazie anche a loro per aver creduto in questa realtà associativa, e veramente un in bocca al lupo a noi affinché veramente riusciamo a dare un qualcosa veramente di concreto alla comunità di Amatrice. E auguri anche a voi, vi auguro buon lavoro. Come un sarà anno... il tuo Natale, come sarà? A casa, a casa, in famiglia, assolutamente. Che noi non parliamo mai, ma Marianna
è anche una mamma. Assolutamente sì. Non ti emozionare. No, no, non no. È che quella De Filippi. Non no, è che, no, no, che no, io dai. Sono. Però, lacrime di gioia, in caso sarebbero. Che soddisfazione ti danno i tuoi figli? Allora, a proposito di Amatrice, sì. Ecco, la scorsa volta ti racconto questo piccolo particolare. Siamo venuti a Caccamo per la messa dell'Immacolata e tu sai benissimo, c'è la tradizione che i bimbi portano alla Madonna un fiore. E quindi fanno la loro pregherina per la Madonnina. Allora Marco è ritornato al posto, mi ha detto: mamma, sai la mia pregherina qual è stata? Che i bambini di Amatrice non devono soffrire più. Ho chiesto alla Madonnina questo. Quindi la sensibilità, spero di aver dato ai miei figli, diciamo, il dono della sensibilità, perché a volte è un dono non tanto apprezzato, però dai, la sensibilità è sempre un e poi qualcosa. Con l'occasione saluto tutte le donne che stanno ascoltando e stanno vedendo la trasmissione, che contemporaneamente sono mamme, quindi si occupano di quello che c'è da fare a casa, lavorano. In questo caso tu lavori, lavori, sono un insegnante. È un insegnante, quindi si occupano di tutto e di più, lo fanno con il sorriso, senza, come dire, uno stipendio a fine mese, cioè facendo soprattutto la mamma e la casalinga. Quindi un plauso a tutti quelli che riescono in maniera, insomma, quotidiana a fare tutto questo lavoro. 18 esatto. dicembre, mi raccomando, andate a mangiare la matriciana e la cassata, che sono buonissimi a Caccamo, vi aspettano. Grazie a Marianna Piazza per essere stata con noi. Grazie Vincenzo Canzone, grazie a tutti. Ma tu rimani, secondo me, perché c'è una bella atmosfera. Magari, vedo amici e noi siamo pronti anche per cominciare anche questa nostra mattinata con le notizie che arrivano da ogni parte della regione. In studio Luca Tutone, per quanto riguarda il GR Med, quindi prima edizione del GR Med. Tra poco torniamo per parlare anche di un calendario straordinario. State con noi. GR Med, l'informazione di Radio Med. Buongiorno, bentrovati a questa prima edizione del GR Med. Apriamo con la politica. Ha già giurato il nuovo governo Gentiloni, riconfermata con qualche novità la presenza siciliana in questo esecutivo, che vede Angelino Alfano dal Ministero dell'Interno a quello degli Esteri. Entra in squadra Anna Finocchiaro, neo ministro per i rapporti con il Parlamento. Dal 96 al 98 è stata ministro per le pari opportunità. Resta fuori Saverio Romano per la scelta di Gentiloni di non accogliere esponenti di ala. Per quanto riguarda i sottosegretari, le indicazioni dell'ultima ora parlano di una riconferma per Simona Vicari alle infrastrutture, Giuseppe Castiglione all'agricoltura e Davide Faraone all'istruzione. Nessun problema di continuità per il patto per la Sicilia sottoscritto dal governo Renzi, ha detto Crocetta. A 20 anni il ragazzo arrestato dalla polizia con l'accusa di aver fatto parte del commando che ha tentato l'assalto a un portavalori a Palermo, si chiama Leandro Picco, residente nel quartiere Bonagia. Secondo gli investigatori il giovane avrebbe aggredito la guardia giurata strappandogli di mano il sacco contenente il denaro che il metronotte stava depositando in un'agenzia della Banca Sella. Nel tentativo di rapina la guardia giurata è stata colpita alla testa con il calcio di una pistola, a sua volta avrebbe sparato alcuni colpi senza però centrare alcuno. I rapinatori in fuga a bordo di uno scooter sono stati poi speronati da un'auto sempre della vigilanza, fuggiti a piedi, uno dei due sarebbe rimasto ferito a una gamba. Ci sono i vecchi documenti universitari e le dichiarazioni allegate alla candidatura tra i documenti acquisiti della Procura di Palermo per la comparazione grafica necessaria a capire chi copiò le firme a sostegno della lista dei 5 Stelle alle comunali del 2012. La PM Claudia Ferrari, visto il rifiuto della maggior parte degli indagati di rilasciare un saggio grafico, ha dovuto setacciare tra le carte per trovare scritti idonei al confronto. Ad occuparsi dell'analisi grafica sarà un consulente incaricato dai magistrati, che sulla vicenda hanno iscritto nel registro degli indagati 13 persone. È stata posta sotto sequestro l'area dove da sabato scorso ormai avanza una frana a Marineo in provincia di Palermo, nella cava abbandonata. Tutta la zona che ricade nel territorio di Misilmeri resta sotto stretta osservazione dopo il divieto di accesso all'area deciso dal comune. Nelle prossime ore verranno installate anche telecamere a circuito chiuso collegate con la protezione civile per monitorare in remoto l'andamento della frana. Per questa edizione del GR Med è tutto, ci vediamo tra circa 30 minuti. GR Med, l'informazione di Radio Med.
Eccoci pronti per continuare il nostro appuntamento del 13 di dicembre. Grazie per l'informazione che è arrivata puntuale, ritornerà poco prima delle 8.30 e noi siamo con un altro ospite, con Filippo Sagona. Sagona, che è un artista, che è un fotografo. È uno... Nulla di tutto questo. È una brava persona. Questo è sicuro. Ama la Vespa. Va benissimo. Ha una bambina meravigliosa. Alla grande. Ora ha insertato tutto. Hai capito? Insomma, in ogni caso siamo qua stamattina per parlare di Vittina Vespa 2017, il calendario, un'idea straordinaria con tanti personaggi. Tra l'altro questa è un'immagine un po' dei personaggi che ci sono quest'anno coinvolti in questa nuova uscita, che sarà comunque presentata nelle prossime ore, in questi giorni. Sì. L'idea, a parte che già c'è, ho visto quello 2016, sì, ci sono. Noi siamo come calendario, siamo un'associazione che produce dei calendari che ogni anno raccontano di Palermo e lo fanno usando appunto la collezione Vittina Vespa, che ricordiamo essere l'unica collezione del centro-sud Italia con una raccolta appunto di materiale vintage e materiale vespistico, più importante che c'è appunto del centro-sud Italia, e raccontiamo tramite la Vespa, che è un mezzo di locomozione, lo usiamo come mezzo di comunicazione per raccontare del territorio di Palermo e della Sicilia in genere. Ecco, nel qua. 2013 siamo nati, ecco, qua ci sono le foto di backstage del calendario del 2016. Parlavamo qua del litorale palermitano. Sì. Nel 2013 abbiamo parlato delle location palermitane, nel 2014 del fattore multietnico di Palermo, quindi abbiamo preso tutti i bimbi di etnia diversa e li abbiamo messi su delle vespe giocattolo. Sì. E in questo caso quest'anno, esempio nel 2017, abbiamo promosso tramite la Vespa, quindi tramite il vintage, tramite il materiale che fa parte della collezione Vittina Vespa, parliamo della legalità a Palermo, quindi dei nuovi volti della legalità, dei nuovi magistrati, dei nuovi avvocati, tantissime amiche appunto che hanno partecipato e si sono prestate come testimoni, tra cui Maria Grazia Pillitteri, che è una carissima amica, e quindi materialmente raccontando della legalità noi andiamo a trasmettere il nuovo volto, anche la nuova immagine di Palermo da questo punto di vista. Quest'anno non sono appunto tanto importanti, per carità, le vespe, quindi i mezzi utilizzati, e non le location, ma i testimonial che ci sono. In copertina addirittura abbiamo Salvo Ficarra, ripreso proprio sul set dell'ora legale, perché noi la legalità la intendiamo anche in maniera molto ironica. Abbiamo un candidato premio Nobel, che è Pietro Bartolo, che è il medico di Lampedusa, che appunto si è occupato dei profughi, e quindi di una tematica molto importante. Abbiamo il mio direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, in quanto io sono funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Poi, meglio metterlo. Dobbiamo sempre comunque dirlo. E poi, tra l'altro, abbiamo la cosa particolare del calendario, che abbiamo Antonella Giotti, che è un avvocato che si occupa dell'Adicon, quindi si occupa dei contribuenti contro l'Agenzia delle Entrate. Quindi abbiamo la legalità da una parte e la legalità dall'altra. Sarà parte. Felice il tuo direttore. Abbiamo un sostituto procuratore della Repubblica, che è appunto Nico Gozzo. Sì. Abbiamo Totò Orlando, tre sindaci che si sono prestati, che sono appunto il nostro sindaco Luca Orlando. E chissà, magari lo sentiremo tra una decina di minuti. Chissà, perché arriva in studio, tra l'altro, un altro sindaco, che è Antonio Rini. Che Antonio Rini credo sia in viaggio. L'anno scorso aveva anche la caratteristica di essere il sindaco più giovane d'Italia. È vero. Quest'anno è stato battuto. È stato battuto. Poi, tra gli altri testimoni, abbiamo Piero Capizzi, che è il sindaco di Monreale. Giovanni Perri, che appunto ci dà il loro supporto con il Giornale di Sicilia. Poi abbiamo Ali Quo, che è il figlio di un magistrato molto importante, che ha lavorato anche in parallelo con Falcone e Borsellino. E poi il nostro padre Garau, che appunto rappresenta più di tutti a livello ecclesiastico, chiamiamolo così, la continuità della lotta alla mafia, come faceva il buon caro padre Puglisi. È una grande scommessa, ma soprattutto anche una presa di responsabilità oggi, e soprattutto nel 2017, cioè tra qualche settimana arriva il nuovo anno, continuare a parlare di legalità e farlo in questa maniera, perché sappiamo che la gente in giro, quando sente parlare di legalità, un po' storce il naso, nel senso che se ne è parlato in maniera anche abusando di questo termine, e voi riproponete il termine legalità, soprattutto con delle facce che molti amano, chissà, insomma,
chissà se poi tutti li amano. E per questo è la responsabilità, cioè scegliere dei visi che fanno parte di questo calendario. E... Vincenzo, sì. Anche tu poc'anzi, parlando del mio carissimo direttore regionale della Sicilia, dell'Agenzia delle Entrate, sì. Hai un attimino, giustamente, perché ad esempio l'Agenzia delle Entrate viene vista come Equitalia, viene vista come sì. un fattore comunque sì, di pressione. Il sistema, cioè il la persona fondamentalmente è lì come un operatore che può essere a eseguire gli ordini. Certo, ma noi per legalità intendiamo appunto anche andare a raccontare alle persone, a ricordare mensilmente che queste persone lavorano, appunto come hai detto tu giustamente, lavorano, quindi svolgono un operato per poter permettere a tutto il sistema legale di poter contribuire e di portare al meglio la continuità degli altri lavori, delle famiglie, della continuità appunto del sociale, quindi è una legalità intesa a 360 gradi e appunto mettendosi loro in primo piano, rischiando con la loro immagine, mettendosi in questo calendario, ricordano mensilmente per tutto l'anno 2017, usando la Vespa, anche una cosa molto carina e ironica per ricordare le persone che sono presenti sul territorio e che comunque sia vanno ricordate. Vittina Vespa 2017 che verrà presentato ufficialmente proprio a Villa Niscemi, quindi quartier generale. Quartier generale, come ogni anno il comune di Palermo, comune di Palermo si presta oltre alla sponsorizzazione del calendario e quindi alla compartecipazione di quello che è appunto tutto il marketing della promozione del calendario, si presta anche con la location, dandoci delle location molto importanti come appunto quella di Villa Niscemi, dove noi saremo presenti appunto giorno 16 alle ore 16, anzi quale migliore occasione per invitare le persone direttamente a venire a presenziare e a fare parte di questa graziosissima, di questo graziosissimo evento. E ovviamente poi noi usciremo l'indomani direttamente in tutte le edicole tramite il Giornale di Sicilia e cerchiamo appunto di fare questa raccolta fondi proprio perché il Vittina Vespa come l'associazione Mocart ogni anno devolve parte del ricavato delle associazioni. Questa è una cosa importantissima. Quest'anno appunto aiutiamo i bambini che si occupano, i bambini del reparto di ortopedia e del pronto soccorso dell'ospedale di Cervello tramite questa associazione che si chiama appunto Regalami un Sorriso, dove alla Patch Adams queste persone, questi operatori si travestono in maschera giornalmente per andare a portare appunto un sorriso all'interno di questi ambienti che sappiamo benissimo hanno anche un bisogno di questa fonte di energia e di questo calore umano. Ecco, questa è una bellissima iniziativa a sostegno di questo reparto che funziona benissimo, ci sono dei bravissimi ortopedici pediatrici all'ospedale Cervello e ne abbiamo parlato anche diverse volte, quindi è importante sostenere, perché sappiamo che la sanità pubblica ha delle falle, soprattutto dal punto di vista economico, far sentire i ragazzi che hanno delle degenze medio-lunghe come a casa, magari con degli apporti che si devono fare strutturalmente, è importante, cioè, qualsiasi cifra arrivi, l'importante è che arrivi a sostegno della sanità pubblica, che purtroppo in Italia abbiamo anche questo problema, abbiamo pochi fondi nei confronti della sanità, della ricerca, del lavoro, insomma sicuramente ce ne stanno altri problemi, però è importante il contributo di questi ragazzi anche perché menzioniamo un po' chi ci sta dietro questo progetto, cioè nel senso, perché stamattina Filippo è qua, ma penso che rappresenti un po' un gruppo di lavoro. Un gruppo di lavoro sì. molto importante che appunto in questi anni ha aiutato veramente tantissimo, sia altri reparti anche di ospedali. Noi abbiamo aiutato Villa Sofia col reparto di terapia del dolore, abbiamo aiutato l'ospedale dei bambini. Sì. Noi facciamo in pratica una raccolta fondi ogni anno con questo calendario e con sì. tutti gli eventi del Vittina Vespa, perché facciamo anche degli eventi mensilmente, dove raccogliamo questi fondi per poter portare oltre il colore, il turismo e la bellezza di Palermo e raccontarla in tutto il mondo, aiutare la stessa Palermo nel territorio per quello che possiamo fare appunto utilizzando tutta la collezione Vittina Vespa, che ripeto essere materiale veramente raro e particolare e che a breve avrà finalmente un suo punto di ritrovo, che è l'ex collegio San Rocco in via Macqueda, perché altra novità di quest'anno è che finalmente il sindaco Leo Luca Orlando con tutta la giunta ha riconosciuto l'importanza e la valenza di questo progetto sì. e ne sta dando il giusto colore e la giusta locazione. Siamo proprio all'ex collegio San Rocco in via Macqueda. Benissimo, allora questa prima parte si conclude qua perché adesso diamo la linea anche io vitti una Vespa. Eh sì, con Cremonini. Fammi la domanda, fammi la domanda. In che senso? Dove l'ho vista? Dove l'hai vista la Vespa? Sui colli. Nel mio garage, un pick-up 50 special del 1970. Capito. Bravissimo. Allora, noi adesso ci fermiamo un attimo e ringrazio Filippo Sagona che è stato con noi anche per illustrare. Tra poco abbiamo il sindaco di
di Ventimiglia, Antonio Rini, che fa parte qua delle facce che troverete in questo calendario. Dovremmo collegarci anche col sindaco di Palermo, insomma, ricca ancora questa parte. Dica, il sindaco di Palermo con una Vespa Sidecar del 53 con il pane, che non si intende si vada a vendere il pane, però racconta degli antichi mestieri che si facevano anche a Palermo, e questa è cultura. Belli, questa è veramente cultura che facciamo noi ogni mattina, e anche questa mattina continuiamo a farla. Tra poco, dopo le classifiche, si torna a parlare di Vittina Vespa con i protagonisti di questo calendario tra i più gettonati del 2017, ne siamo convinti, perché insomma i personaggi ci sono. Linea alla rete, Radio Visione, poi torniamo on air. Ci siamo in diretta dopo la pausa pubblicitaria, siamo tornati nel nostro studio di Mattino Nero in Radio Visione. Guardate che speaker, che conduttore, per chi lo guarda e chi lo sente sentirà anche la sua voce, è uno veramente spigliato, ha una voce interessante, si chiama Antonio Rini, fa il sindaco di Ventimiglia di Sicilia. Ciao Antonio. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri radio telespettatori. Bravo, bravo. Sindaco di un comune veramente molto piccolo, ma che in questi anni sta dimostrando tanto, perché non importa la grandezza di un comune. Importante operare bene e farlo, insomma, trasparente, insomma, la luce. Assolutamente, l'importante è metterci il cuore, ecco. Poi qualunque sia la dimensione, noi non guardiamo i dati demografici, guardiamo i dati più importanti, che sono quelli dei volti, del cuore, della gente che ti abbraccia, della gente che ti stringe la mano, della gente che ti critica, della gente che ti dà suggerimenti, della gente che vuole fare di più, e quindi noi cerchiamo di dare ascolto. Ecco, abbiamo prima con Filippo fatto vedere un po' questa copertina tratta da Facebook, un po' i vari personaggi che ci sono nel calendario Vittina Vespa 2017. Stiamo parlando stamattina e a me piace sentire i protagonisti, in questo caso Antonio Rini è quasi qua vicino Ficarra. Qualcuno dice sarà Picone? No, non è Picone, perché c'è Salvo Ficarra e Antonio Rini. Come mai hai accettato, perché hai accettato di far parte di questo progetto? Intanto, tra i tanti personaggi, io sono l'unico forse che è tra i personaggi in cerca d'autore, perché poi tutti gli altri sono veramente, loro sì che sono personaggi. Ho accettato questo progetto perché con Filippo diciamo che è un'energia che cammina, e quindi abbiamo avuto modo di incontrarci a Ventimiglia quando sono venuti a trovarci con tutti i vespisti. Pensate, ben 300 vespe che scorazzavano in tutto il nostro paese e hanno animato una bellissima giornata d'estate. Allora a quel punto ci siamo conosciuti e abbiamo condiviso insieme a lui questo sogno, quello di realizzare uno dei più importanti musei della Vespa d'Italia. Uh-huh. E devo dire che si sono messe in moto tutta una serie di forze, tutta una serie di persone anche inaspettate, che non fanno parte soltanto della politica e delle istituzioni, queste istituzioni che tanto criticano, sì, che tanto diciamo si è persa la credibilità, dove noi guardiamo sempre le persone che non fanno altro che dire non c'è niente, non si fa niente, così, tutti che si lamentano. E davanti a una tantissima gente che si lamenta abbiamo cercato di costruire qualcosa che in questo minuto è una cattedrale nel deserto, perché davanti alle persone che sono prese dal clima di sfiducia costruire qualcosa è molto più difficile. E quindi noi ci siamo riusciti anche grazie all'amministrazione comunale di Palermo, che ha donato loro un bellissimo spazio, ma poi ovviamente lo accennerà magari il sindaco. E quindi ci siamo messi in gioco, è un gioco soprattutto per una giusta causa, anche quella della beneficenza. Bravo. Aiutare come dire, il reparto di ortopedia pediatrica dell'ospedale Cervello, dicevamo prima con Filippo. Esattamente, Filippo che è un uomo, sì, non del dire ma del fare, sì, è un uomo non della chiacchiera ma un uomo dal programma. Elegante, è un uomo molto elegante, molto chic. Un uomo elegante e un uomo. Voi pensate una cosa? Sì, dica. Giusto per far conoscere ai nostri radiospettatori chi è Filippo. Ecco, descriva. Filippo, l'ospite di prima, per intenderci. Nonostante Filippo ha trovato il favore delle istituzioni, riceviamo chiamate che oscillano tra le 50 e le 60 chiamate al giorno. Per quale motivo? Per sollecitarci. Ah, per sollecitarci. E abbiamo detto sì. Pensate se dicevamo no. Infatti. Quindi, sì, avere anche un'idea di che cosa sia. Parliamo di Antonio Rini. Antonio Rini, sindaco attuale, che leggi? Ma che stai leggendo? No, stavo leggendo, allora, non ci sono. Attuale tempi. Sindaco di Ventimiglia di Sicilia, il suo mandato numero 1, in scadenza di mandato prossimo... Tra un anno e mezzo, ma non si dimette prima? No. Se qualcuno pensa che
a Ventimiglia hanno fatto il referendum e lui ha perso e quindi si dimette. Non è così. No, io penso che la cosa più sbagliata sia quella di personalizzare. Il referendum costituzionale, ma io credo che al di là, giusto per aprire anche una pagina e una piccola finestra, diciamo, politica, devo dire che in questo momento la gente si stanca subito. Sì. La gente immediatamente vuole cambiare e non c'è nemmeno il tempo di programmare. Allora, io dico una cosa. Beh, insomma, cittadini, qualunque cosa voi vogliate fare, però in ogni caso date la fiducia e dopodiché date anche un tempo entro il quale dimostrare. Qua sono passati mille giorni, se tu ti riferisci a... Io non voglio prendere difese di nessuno, però quando sento te che dici bisogna dare spazio e tempo al governo, mille giorni di governo non sono pochi. Ma gli italiani hanno avuto fiducia, hanno dato fiducia. Pochi, ma per fare le riforme, per fare le riforme e soprattutto non per farle, ma per dare spazio e per dare, diciamo, il tempo di ripresa delle riforme, non è che tu la riforma del mercato del lavoro la fai dall'indomani aumenta il PIL o l'indomani aumenta i dati. Poteva tranquillamente fare le riforme con l'iter parlamentare, essendo riforme anche della Costituzione, tutto poteva passare, la palla poteva passare in Parlamento. Se tu decidi di fare il referendum, cosa giustissima, la parola agli italiani, sì, e gli italiani hanno detto al 70% no. Qui è un dato politico, è un dato di volontà, insomma, di tutto quanto. È un dato di percentuale, indiscutibile. Tra l'altro, se tu mi parli, visto che stiamo parlando di Vittina Vespa, ma tocchiamo l'ambito referendum e come è andata, se in questo momento l'ospite che io sono contento di avere al telefono, in pratica tocchiamo questo argomento, secondo me può dire anche la sua. Io saluto, bentornato nella mattina di TRM, è stato ospite spesso anche fisicamente qui e l'abbiamo al telefono, il sindaco della città metropolitana, Palermo, Caput Mundi, Leoluca Orlando, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Caro professore, qua c'è il sindaco di un paese piccolissimo che è 20 miglia di Sicilia, che la saluta, Antonio Errini, saluta il sindaco. Saluti prof! Ricambio il saluto, ma il sindaco di 20 miglia non è soltanto il sindaco di 20 miglia, è anche il promotore del patto di 20 miglia. Che è un'esperienza straordinaria di 54 sindaci che si mettono insieme per dire che i sindaci esistono e che insieme si possono cambiare tante cose. Ecco, sindaco, questa è una cosa molto importante, come la sinergia tra i grandi comuni, il comune di Palermo e piccole realtà della provincia di Palermo, piccole per modo di dire numericamente, è fondamentale. Poco fa Rini cercava, ci stavamo avventurando un po' nel post referendum, si discute ovviamente con i sindaci, con tanti esperti di quello che è successo. Rini diceva, gli italiani spesso hanno poca pazienza, non aspettano, vogliono cambiare. Io ho detto che mille giorni di governo non sono pochi e soprattutto gli italiani hanno detto che non erano d'accordo in questo percorso governativo. Orlando, lei vuole aggiungere qualcosa? Sicuramente già ha rilasciato tante dichiarazioni. Stamattina cosa si sente dire in questa mattinata di Santa Lucia a proposito del post-governo e Gentiloni Presidente del Consiglio? Dica! Ma intanto ad un governo che nasce si augura buon lavoro. Mi sembra che sia un fatto scontato. Con riferimento al referendum, credo che la grande affluenza di cittadini ad una competizione elettorale per la quale non era neanche richiesto il quorum e il numero elevatissimo di no conferma che gli italiani tengono molto alla Costituzione. La Costituzione per loro è importante e hanno detto no a modifiche approvate con maggioranza risicate e devo dire anche modifiche confuse che complicano le cose. In qualche modo la Costituzione è per noi italiani un po' come la Repubblica è per i francesi, uno dei pochi elementi di certezza in un clima di confusione politica. Ecco, quindi insomma gli italiani sono stati abbastanza chiari. Le piace, poi parliamo di questa iniziativa che verrà presentata a Villa Niscemi, meravigliosa, tra l'altro ho visto lei accanto alla Vespa, ma tra poco ne parliamo, perché le voglio chiedere, le piace Gentiloni come Presidente del Consiglio? Ma credo che abbia un compito di assoluta transizione verso una competizione elettorale che è diventata ormai inevitabile per effetto di una scelta che io personalmente non ho condiviso, di legare le sorti di un governo alle sorti di una modifica costituzionale. I governi, diceva Calamandrei, dovrebbero non occuparsi della Costituzione,
perché la Costituzione riguarda tempi indefiniti, il governo riguarda una contingenza, una maggioranza di un momento. In queste ultime giornate, un'altra persona che lei conosce molto bene è stato personaggio chiave di questa crisi velocissima di governo. Parliamo del Presidente della Repubblica Mattarella. Secondo lei, che conosce molto bene il Presidente della Repubblica, come ha gestito questa fase? Ha preso le decisioni giuste? Ha fatto la migliore cosa? Le ha avuto modo di, insomma, farsi un'idea di quello che è successo al Quirinale? Io non so nulla e non devo sapere nulla, so soltanto che il Presidente Mattarella ha un grandissimo senso istituzionale rispetto alle istituzioni e credo che sia la persona giusta al posto giusto anche in momenti difficili come questo. Allora, io prima, insieme a Filippo Sagona, adesso con Antonio Orrini, abbiamo visto anche una sua immagine con la Vespa. Verrà presentata a Villa Niscemi, Vittina Vespa 2017, calendario che ha lo sfondo di solidarietà per il reparto di ortopedia pediatrico del cervello, soprattutto questi volti che inneggiano al rispetto delle regole e quindi a fuori della legalità. E poi lei, devo dire che accanto alla Vespa sta benissimo. Il suo rapporto con la Vespa, perché ha accettato? Ma intanto perché intorno alla Vespa c'è un movimento che aiuta a costruire una dimensione comunitaria della vita. La Vespa non è soltanto uno strumento, un oggetto, ma è anche un pretesto per stare insieme. C'è un movimento attorno a coloro che amano la Vespa, che usano la Vespa, che apprezzano la Vespa, che costituisce una dimensione comunitaria della vita. Poi la Vespa costituisce al tempo stesso uno strumento di lavoro, uno strumento di svago, uno strumento di divertimento, un'occasione per valorizzare un territorio. E non so se posso rivelare, diciamo, la foto nella quale io sono ritratto su una Vespa, ma quella è una Vespa che dà il senso di come la Vespa può legarsi alla vita quotidiana. Nel caso della foto nella quale io sono ritratto assieme ad una Vespa, sostanzialmente era la Vespa di una persona che fa il panettiere, che distribuisce il pane e vende il pane in giro per la città. Ecco, stiamo vedendo questa bellissima immagine di questa Vespa che è veramente storica. Lei ha aperto le porte di Villa Niscemi venerdì 16 dicembre alle ore 16 quando verrà presentata questa collezione e questo calendario. Quindi, insomma, complimenti per questa bellissima iniziativa. Senta, Sindaco, intanto siamo al 13 dicembre, oggi è Santa Lucia. Cioè, nel senso, è una festa... Oggi è Santa Lucia e oggi è la giornata delle arancine, evidentemente. Lei come affronterà questo Natale? Natale che è una festa, anche in passato mi ha detto che ama festeggiarlo in famiglia. Per lei è un Natale molto importante perché, come dire, almeno poi vedremo nel 2017 cosa succederà per quanto riguarda le elezioni amministrative. È comunque l'ultimo Natale da sindaco di Palermo. Poi vedremo se continueranno i Natali come sindaco di Palermo, questo ovviamente è un mistero ancora avvolto, però come affronterà questo Natale Leo Luca Orlando? Lo affronterò ovviamente innanzitutto ricordando che è un importante momento della vita religiosa, perché voglio ricordare il Natale è una festa religiosa, peraltro il Natale è una festa religiosa che unisce anche religioni diverse, come è noto. Il Natale è la nascita di Gesù, ma anche la nascita del profeta per i musulmani che loro riconoscono, quindi è un momento di incontro anche di religioni che sembrerebbero essere contrapposte diverse e poi è in qualche modo un'occasione di fare bilancio e di programmare il futuro, perché il Natale coincide con la fine dell'anno e con l'inizio del nuovo anno e quindi è un'occasione anche per non soltanto stare in famiglia, come spero di poter stare in famiglia, ma anche al tempo stesso di fare un bilancio della vita della città, di una città che si sta risvegliando, ecco, che sta finalmente recuperando una visione, collegando valori a visione, cambiando stili di vita, cambiando modi di essere e cercando di essere in qualche modo se stessa, ma non rinunciando all'innovazione. Senta, le faccio questa ultima domanda. Le prossime elezioni comunali saranno in primavera?
giusto? Sì. Per lei, Orlando, sì, sarà una primavera, visto che di primavera se ne intende, sarà una primavera calda, afosa, fresca? No, guardi, non so se sarà caldo, se sarà afosa, quello che io ritengo è di proporre la continuazione di questa esperienza candidandomi, perché sono convinto che il cambiamento in atto nella realtà palermitana, che è un cambiamento culturale, ma che sta diventando anche per fortuna un cambiamento economico, sociale, di stili di vita, possa in qualche modo continuare. Io ho la preoccupazione che questo grande lavoro che abbiamo fatto di mettere a posto i bilanci del comune, di sbloccare la macchina comunale, di contribuire a cambiare l'atteggiamento anche culturale di tutti noi palermitani, possa subire un'interruzione. Vorrei dare il mio contributo perché questo non accada, per mettere in sicurezza questo cambio di visione della città. Senta, se questa mattina era qua in Viale Regione nel nostro studio, le offrivo una bella arancina, ci sono belle pervenute calde calde. Questo non significa che se viene a gennaio qui da me la mattina le offrirò una bella colazione ricca, carica di proteine, va bene? Beh, sarà un piacere prendere comunque sempre un'arancina, ricordando ai nostri amici catanesi che la smettono di chiamare l'arancina. Bravo Orlando. Rini, saluta il sindaco, lei che di Ventimiglia, sindaco di Ventimiglia, saluta e faccia gli auguri al sindaco. Ma il sindaco, noi ci sentiamo sempre, ci vediamo sempre, perché è il primo sindaco che ha inteso da un punto di vista culturale, come lui faceva riferimento, il sindaco di Palermo delle città metropolitane, perché lui dialoga tantissimo con i sindaci, ragiona in rete con i sindaci e soprattutto, ci tengo a dirlo, programma con i sindaci. Noi costantemente ci sentiamo con tutte le amministrazioni locali, proprio perché punto di riferimento è Palermo. Ma, e qui voglio smentire un dato ai nostri radiotelespettatori, sì, non è vero che Palermo è palermocentrica, ma Palermo dà ai territori limitrofi e ai territori della provincia, e io ne sono un esempio. Ha sentito? Sì, ho sentito, ed è esattamente quello che ci unisce, che spiega perché 54 sindaci, 54 comuni diversi stiano insieme, perché abbiamo insieme il punto estremo dell'orizzonte, la visione che è in primo luogo servire i nostri cittadini. Benissimo, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, la ringrazio, buona giornata, buon lavoro. Grazie, una buona giornata. Benissimo, grazie. Abbiamo ovviamente, ringrazio la redazione rappresentata questa mattina da Luca Tutone, posticipato un po' il GR Med, ringrazio per questa disponibilità. Ovviamente abbiamo sentito la testimonianza del sindaco di una delle città più importanti d'Italia in un periodo storico molto importante. Senti, rimani un attimo con noi così concludiamo insieme. Assolutamente, anche perché quando si è fatto Ventimiglia a Palermo, quindi non rimane posso qualche mancare. Scusa, rientri a Ventimiglia? Sì, sì. Beh, allora rimani con noi così ti diamo la benzina per arrivare. Esatto. Esatto. Vabbè, di tu a Ventimiglia per mangiare un'arancina, sindaco, sono un po' troppo. No, l'arancina la mangio qui, Ventimiglia per governare. Ah, benissimo. Chissà se mangiare il pandoro. Sto scherzando. No. Sto scherzando, Linea al GR Med, state con noi. Mi scherzo, ma io mi tocco. No! GR Med, l'informazione di Radio Med. Bentrovati a questa edizione del GR Med. Confermata in appello la condanna a 6 anni e 8 mesi in abbreviato di un ex calciatore professionista che ha giocato in campionati minori, accusato di aver fatto prostituire la giovane compagna anche durante la gravidanza, di averla costretta a rapporti di gruppo, di averla violentata e perseguitata. La storia tra i due era cominciata nell'estate del 2013, dopo il primo idillio si è trasformata però in un inferno. La vittima sarebbe stata costretta a incontrare sino a 20 uomini al giorno in appartamenti della Daure di Partanna Mondello a Palermo, ma anche a Milazzo in provincia di Messina e in Svizzera. A causa della sofferenza del feto parto cesareo d'urgenza per una 26enne del Benin, soccorsa nel canale di Sicilia insieme alla sua famiglia, marito e 3 bambini di 7, 6 e 1 anno, a bordo di una nave tedesca arrivata ieri al porto commerciale di Augusta, il bimbo purtroppo è nato morto, la donna ricoverata all'ospedale di Lentini, il resto della famiglia in un centro di accoglienza. La famiglia è partita la notte di sabato scorso dal porto libico di Sabrata, e altri 141 migranti che si trovano su una nave Gregorietta arriveranno in mattinata a Taranto. Già giurato il nuovo governo varato da Paolo
Gentiloni, riconfermata con qualche novità la presenza siciliana in questo esecutivo che vede Angelino Alfano dal Ministero dell'Interno a quello degli Esteri, entra in squadra Anna Finocchiaro, neo ministro per i rapporti con il Parlamento, dal 96 al 98 è stata ministro per le pari opportunità. Resta fuori Saverio Romano per la scelta di Gentiloni di non accogliere esponenti verdiniani. Per quanto riguarda i sottosegretari, riconferma per Simona Vicari alle infrastrutture, Giuseppe Castiglione all'agricoltura e Davide Faraone all'istruzione. A 20 anni il ragazzo arrestato dalla polizia con l'accusa di aver fatto parte del comando che ha tentato l'assalto a un portavalori a Palermo, si chiama Leandro Picco, residente nel quartiere Bonagia, nella periferia della città. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe aggredito la guardia giurata strappandogli di mano il sacco contenente il denaro che i metronotte stavano depositando in un'agenzia della banca Sella. Stanno per tornare in libertà una decina di mafiosi del clan di Bagheria, Villabate, Ficarazzi, Altavilla Milice e Casteldaccia. Il GUP Sergio Zino, che a novembre del 2005 li ha condannati per associazione mafiosa, estorsione e omicidio, non ha ancora depositato le motivazioni della sentenza. Stanno per scadere i termini di custodia cautelare. La sentenza d'appello, per evitare che si aprano le porte del carcere, dovrebbe arrivare entro 4 mesi, cosa impossibile visto che in assenza del deposito del provvedimento non sono stati ancora presentati ricorsi in appello, non è stato ancora fissato l'inizio del processo di secondo grado. A rischio di scarcerazione anche Michele Modica, che avete visto nella foto, Emanuele Cecala, il primo ergastolano, il secondo condannato a 30 anni per l'omicidio di Antonio Cano, ucciso a Caccamo il 28 gennaio del 2005. Parlavamo di arancine. 13 dicembre in Sicilia si celebra Santa Lucia, festività ovviamente religiosa, però divenuta specialmente a Palermo tradizione e ricorrenza gastronomica, denominata Arancina Day. Dorate tonde, più allungate a seconda del ripieno, fritte o al forno, sono le regine indiscusse della festività di Santa Lucia. Gusti tradizionali, sapori contemporanei per un rito a cui nessuno si sottrarrà. Lontanissime le sue origini, nel 1646, nel pieno di una tremenda carestia, la santa siracusana, invocata dal popolo affamato, fece arrivare una nave carica di frumento e venne mangiato grezzo, da cui un'altra delle tradizioni di questo giorno, la cucia. Ci fermiamo qui, l'informazione con il GR Med ovviamente torna nelle prossime edizioni. GR Med, l'informazione di Radio Med. In radiovisione, in radiovisione con la nostra diretta di martedì 13 di dicembre, tradizioni popolari, abbiamo detto sin dall'inizio Santa Lucia, abbiamo parlato di Vittina Vespa con Filippo Sagona, Antonio Riri, Leo Luca Orlando, insomma una mattinata, anche perché è una bellissima iniziativa corposa che coinvolge molti personaggi, quindi stamattina insomma extra large questa versione di approfondimento un po' su questa bella iniziativa, con Antonio Rini che è con me quindi fino alla fine, con Maria Grazia Pillitteri che rappresenta invece un altro, lei arriva da Ficarazzi e la salutiamo, una donna, veramente una grande donna, è vero? Sì, una grande donna, una grandissima professionista. Una grandissima professionista, e quindi ringraziamo tutti quelli. Dicevamo prima, scherzavamo, adesso ritorna a Ventimiglia. Antonio è un sindaco giovane. Dicevo, il primato gli è stato scippato, credo nelle ultime tornate elettorali, perché lui era il sindaco più giovane d'Italia, giusto? Della Sicilia. Della Sicilia? Sì. Adesso chi è il sindaco più giovane della Sicilia? È Patrizio Cinque, credo. No, non lo so. No, io faccio la domanda a te. No. Se tu sei convinto, mi allora, dici la risposta, se no no. No, aspetta, però precisiamo una cosa. Premesso che è un primato che interessa poco la gente. Ah dai, ma in ogni caso, nella mia tornata elettorale sono stato il più giovane. In quella successiva, perché Patrizio... No, io voglio sapere, in questo momento in Sicilia, sei il sindaco più giovane? No, credo il secondo. Patrizio il primo chi è? È Patrizio Cinque, con un anno più piccolo. Un anno più piccolo? 35. Patrizio Cinque, che è il sindaco di Bagheria. Sì. Tra l'altro vicini, cioè nel senso che siete geograficamente... Limitrofi, è vero? Altro ragazzo bravissimo. E allora, Danny, ti vedo un pochettino così, ansioso. No,
oggi è la giornata dei sindaci, sì. Stiamo provando a contattare sì. Un altro sindaco. Sì, lei chissà. Tra 15 minuti te lo farò sapere. 15 minuti andiamo se a casa. Rispondo. Dico, ma che poi lo andiamo a trovare. L'andiamo a trovare a un casa. Po' distante, un po' distante. Passeggiamo. Volevo fare intanto i complimenti anche a Fabio Venezia, che è il sindaco di Troina, che ha vinto il premio nazionale Angelo Vassallo 2016, quindi felice perché è un premio molto importante, si svolgerà oggi alle ore 13 alla Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, il premio nazionale Angelo Vassallo riservato agli amministratori italiani che attraverso la loro attività hanno saputo raccogliere e incarnare l'eredità politica e morale del primo cittadino di politica ucciso barbaramente nel settembre del 2010, appunto, Angelo Vassallo. Quindi complimenti, perché Fabio Venezia si è impegnato rischiando tutti i giorni per il tipo di ruolo che c'ha in quel comprensorio e ha anche la scorta. Quindi veramente un grande impegno da parte del sindaco di Troina. Non so se... I sindaci sono così. In prima linea. Assolutamente. Nel tuo caso a Ventimiglia la situazione è più serena, più tranquilla. È capitato più volte di... denunciare, scendere proprio in campo. No, io la situazione è più tranquilla. Ventimiglia è assolutamente un paese più tranquillo, dove le eventuali tensioni sono sicuramente riconducibili alla normale dialettica o politica o di incomprensioni, ma assolutamente non si registrano fenomeni né pericolosi né tantomeno tali da poter camminare con la scorta nella maniera più assoluta. Ma questo ovviamente è un'isola felice, ma è vero che in tantissime parti del territorio, soprattutto siciliano, tantissimi sindaci sono in trincea e, mi si consenta di dire, sono in trincea non soltanto per il territorio pericoloso, ma sono in trincea perché sono l'ultimo baluardo della democrazia, perché in un momento come questo, dove ci sono costanti ritardi nei trasferimenti, dove la formazione è andata in tilt, dove la sanità è andata in tilt, dove il sistema dei rifiuti è andato in tilt, ovviamente a sua volta a cascata ci sono tantissimi problemi per quanto riguarda anche il lavoro che hanno perso migliaia e migliaia di giovani, e spesso vedono nei sindaci l'unico, diciamo, baluardo. Anzi, se proprio così vogliamo dire, tutte le serie di intimidazioni che ci sono stati, come per esempio anche il sindaco di Troina, è proprio perché i sindaci sono quelli più immediatamente riconducibili e più raggiungibili nel territorio. Va bene, allora io ho il guarda che serata, se non sbaglio, va bene. Allora io ringrazio Antonio Rini, perché stavo riflettendo che la signorina, madame Maria Grazia Pellitteri stamattina, diciamo alle 5:30, ha messo la prima cosa che ha trovato nell'armadio. Siccome è tutta pagliettata, siccome è qui veramente dall'alba, io la volevo salutare, quindi concluderei con la Pellitteri, se lei è d'accordo. Ma solo anche per un fatto di galanteria, quindi è il minimo che io possa fare. Quindi guarda che serate, proviamo in prima e seconda serata su TRM 13, e poi rientriamo con i saluti finali e insomma qualche altra cosuccia. State con noi in diretta. Ci siamo, se andiamo in discoteca, guarda, se andiamo alla discoteca Cocorico di Riccione, su! La mattinata con la Maria Grazia, presepiata tutta, buongiorno! Che colei, ma chi è? Qualcuno dice, ma chi è? Alla radio, ma chi è? Colei che ha coordinato insieme a me, la puntata di questa giornata con Vittina Vespa 2017, con tanto di foto backstage che appunto abbiamo alle nostre spalle, con Filippo e Capizzi, che è il sindaco di Monreale. Esattamente. Soddisfatta di com'è andata? Ma soddisfattissima. Intanto ho solo motivo di ringraziarti e di ringraziare Radio Med per la possibilità che ci sta dando di promuovere questo evento, di questa, insomma, una serie di pazzi siamo, sì. Fondamentalmente ci siamo messi tutti in gioco per una causa sicuramente nobile. E perché no, ci siamo anche un po' divertiti, Vincenzo, perché non guasta mai. Assolutamente, bisogna farlo col sorriso, anzi regaliamo un sorriso, quindi ringraziamo tutti quanti, quelli che sono stati ospiti con noi stamattina, la Mari la troverete a Villa Niscemi venerdì. Sì. Giusto. 16 non ti fa distrarre dalla sagona. Che fa? Entrano persone, io qua stamattina, tra l'altro, ricordiamo, bei uomini.
Beh, no, dillo, un bel parterre. Io ti direi, do il gancio. Direi un bel parterre. Vabbè, dai, diciamo che non ci possiamo lamentare, però anche bellissime donne, dico, io mi tiro assolutamente fuori, ma la Marianna Piazza. No, dico, siete due donne diverse. Una è molto mediterranea, detta anche la Monica Bellucci della costiera, diciamo. È vero, la Marianna è così. È indiscutibile. Tu sei un po' la Belen. Addirittura. Questa guarda, sudamericana che sente. Vado a casa così. Ma poi questa maglietta posto. Così che è molto varietà. Senti, è questa proprio magliettina varietà. È assolutamente natalizia. Un po' di luce, un po' di paillette, io penso. È come che... se ci fossero un po' di LED messe. Di LED, sì, assolutamente. È bellissima, che proprio. Lei quando non ci sono le luci dell'albero e Maria Grazia si mette lì. Sì, ho portato la luce in questa mattina grigia, anzi forse sembri, era un po' il sole spuntato. Sei bellissima. Va bene, allora auguri di buon Natale. Va bene, ti aspettiamo allora per... Cercherò di esserci. Vedi di esserci. Anche se io credo di essere allo street food. Allo street food? Perché c'è lo street food a Palermo. Va bene, allora invita, visto che tu hai tantissimi contatti, tantissima gente che ti segue, invita. Sì. Vabbè, c'è la foto di gruppo che abbiamo fatto nel backstage, che sicuramente... Assolutamente. Allora adesso, se sei d'accordo, arancina? Arancina a burro. Fai tu. Io e poi caffè. Ho capito, ammazza caffè. Ma raga, qualcosa va bene, dobbiamo fare. Dai, arancina sicuramente. Sentiamo l'ultima canzone di oggi, grazie ai nostri famigli, grazie. Soprattutto questa canzone ha un significato. Auguri Giorgia, buon compleanno. Applauso. Ma chi è Giorgia? Giorgia, la mia amica, dico, fa il compleanno. E stai dedicando Tiziano Ferro? Assolutamente no. Abbiamo trovato l'amore. Si scoprono gli altarini. Donna matura, 50 anni, cerca nano per incontri ravvicinati. Va non bene. È quello che pensate, comunque buon compleanno. Grazie, domani mattina, tra l'altro sta settimana torna anche a TRM da me ospite una voce straordinaria che è quella di Daria Biancardi, non la si vede un po' in giro da un po' di tempo, ci scopriremo qualcosa in più e poi altri ospiti già da domani, quindi state con noi. Mattino Nero torna alle 7:30. Su TRM 13 e Radio Med. Buona giornata. Buona giornata. Ciao Vincenzo.